Si è svolta al Teatro Bolognini di Pistoia la festa per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Nell'occasione, il questore Olimpia Abate ha informato i presenti delle attività svolte dalla questura nell'ultimo anno. Tra queste, 87 fogli di via, 33 avvisi orali, 3 sorveglianze speciali, 23 DASPO urbani, questi ultimi nei confronti di soggetti condannati per reati contro la persona, nell'ambito delle azioni antimovida. Relativamente alla violenza domestica e di genere, 15 sono state le misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare, 18 gli ammonimenti del questore, 2 le sorveglianze speciali per violenza di genere, 109 gli interventi. Le indagini anticorruzione nella pubblica amministrazione hanno portato all'esecuzione di 18 misure cautelari. Conoscendo però la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, ritengo di poter assicurare un attento e continuo monitoraggio ed un rinvigorito impegno. In provincia nell'ultimo anno sono stati 9.672 i delitti, leggermente cresciuti rispetto all'anno precedente, ma sono aumentati anche i controlli, 30.284. 947 le persone denunciate, 13 in meno dell'anno precedente, e 176 quelle fermate o arrestate, 57 in più. Oggi celebriamo il nostro compleanno, sono 170 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, siamo orgogliosi di poterla festeggiare oggi qui nella città di Pistoia insieme ai suoi cittadini, ai ragazzi, alle persone che ci stanno venendo a salutare e delle quali siamo orgogliosi di poterci considerare i custodi della loro sicurezza. Questa è la sua prima festa della polizia a Pistoia, ma è ormai da diversi mesi alla guida della questura pistoiese. Che città ha trovato? Una città accogliente che si sta riaprendo alla vita dopo un periodo terribile in cui purtroppo abbiamo dovuto rinunciare alle nostre relazioni, alla socialità, persone che hanno voglia di vivere, che rispettano le regole, un popolo composto con il quale sicuramente potremo lavorare per migliorare e rendere ancora più sicura la città. Durante la cerimonia è stato premiato il personale della Polizia di Stato che si è distinto in servizio. Medaglia di bronzo al merito civile all'assistente capo in quiescenza Davide Azzori per aver salvato una persona durante un incendio. Promosso per merito straordinario alla qualifica di ispettore superiore, l'ispettore capo Alessandro Paolo Pieri, intervenuto libero dal servizio per interrompere le molestie di due uomini i quali lo aggredivano procurandogli gravi lesioni. È stato dato un encomio al sostituto commissario Emilio Polidoro e al vice ispettore Antonio Manzo, una lode al vicequestore dottor Antonio Fusco, all'ispettore Antonio Rovito e all'assistente capo Daniele Romanelli per le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina e al riciclaggio. Encomio anche all'assistente capo coordinatore Domenico Tamilia e al vicespettore Gianluca Brizzi per l'arresto di due persone responsabili di reiterate rapine e all'assistente capo Salvatore Nunez per aver tratto in salvo una persona che tentava il suicidio. Lode al primo dirigente Gonario Antonio Rainone per una meritoria attività di ordine pubblico e al sovrintendente capo Marco Mingarelli, all'assistente capo Vincenzo Esposito e all'assistente capo Rocco Dallaimo per l'arresto di due rapinatori. È stato inoltre consegnato un attestato di lode al sovrintendente capo della Polizia di Stato Edoardo Parachini, prematuramente scomparso. Ha ritirato il riconoscimento la moglie, vice ispettore della Polizia di Stato, Paola Michelozzi. Il questore di Pistoia ha anche consegnato la medaglia di commiato al sostituto commissario della Polizia di Stato, Roberto Milicia, e la targa ricordo all'assistente amministrativo Alessandro Nicolai.